Nicola, in preda al nervosismo e al volere capire come si sta evolvendo la situazione tra lui e Miriana, viene raggiunto da Clarissa, preoccupata per lo stato d'animo del ragazzo. Io non le piaccio, inizia così il discorso facendo trasparire subito cosa lo turba. Nella vita normale è più semplice, qua è ancora più grande perché te lo chiedono tutti. Ma tu non c'entri niente, lei si è sentita ferita e sta soffrendo tutti e due. Nicola non capisce perché Miriana ha comportamenti contrastanti tra di loro che non gli danno modo di conoscere la verità e quello che lei prova per lui. La principessa spiega che sta cercando di aiutare il ragazzo che al momento è triste e confuso, difendendo comunque la buona fede di Miriana, poiché la reputa una donna onesta e non un'opportunista. Preservati però non essere negativo, perché la tua è un'anima bella. Tu la saluti e senza vergognarti, le dici quello che senti. Questo è il consiglio di Giucas per il ragazzo. Giucas si allontana dai ragazzi, sperando che il suo consiglio possa aiutare Nicola a schiarirsi le idee e ritornare a godersi l'esperienza del Grande Fratello con più tranquillità.